Ciao a tutti, benvenuti intanto a Bike Expo 2012, rassegna del custom. Io sono Ruggero e assieme al mio socio Paolo rappresento Nero Opaco. Spero poi magari anche ci conosciate. In questa occasione volevo solo ringraziare intanto prima di tutto tutti quelli che ci hanno seguito fino ad oggi e magari parlare un po' di noi e farci conoscere. Spiegarvi perché noi adottiamo magari uno stile che si discosta un po' dagli altri. È uno stile che ci caratterizza, spero, e per il quale ci avete dato tanti riconoscimenti. Noi siamo nati come preparatori, continuiamo come preparatori. Non seguiamo uno stile classico perché poi le nostre fondamenta sono radicate in tanti altri settori. Veniamo dal fuoristrada, dal motard. Andiamo ad attingere un po' a tutti quelli che sono i nostri ricordi e così nascono le nostre moto. Non sono piene di cromo perché non riteniamo utile farci vedere per le cromature, riteniamo importante far passare quello che noi sentiamo dentro quando creiamo una moto. Se ci riusciamo è un piacere prima di tutto per noi, poi se a voi anche piace quello che facciamo è un doppio piacere. Lavoriamo però prima per il nostro, perché è veramente bello cercare di mettere in qualcosa che si crea quello che sia dentro. Speriamo di riuscirci. Adesso vorrei cominciare inquadrando una delle moto che abbiamo fatto, la prima poi effettivamente, per un cliente che ci aveva chiesto un bobber un po' particolare che potesse essere usato tutti i giorni. Abbiamo fatto questa moto con un po' di cura in più, ma una cura più estetica perché anche le altre sono curate. Ha avuto un successo notevole, ne abbiamo poi riprodotte alcune ed è un classico che veramente piace sempre. È stata un'esperienza veramente bella e siamo soddisfattissimi di questo lavoro. Un lavoro che comunque ha soddisfatto anche il cliente, quindi poi alla fine quello che conta è quello, ecco, insomma, la felicità di tutti e due, chi ti commissiona il lavoro e per noi che lo facciamo. Questa moto è un bobber, quindi non c'è molto da dire, però è bella, veramente bella, anche la colorazione ci ha in qualche modo sorpresi. Noi che la facevamo siamo rimasti stupiti del risultato. Poi abbiamo portato la Ducati Scrambler Tribute, cioè è un tributo allo Scrambler, una moto che negli anni 70-80 in Italia hanno avuto tutti, una moto che penso sia conosciuta da tutti. Questo tributo l'abbiamo voluto perché noi siamo italiani prima di tutto, anche se amiamo le moto americane, anche se abbiamo la passione per l'Harley, però dobbiamo dire che in Italia la scuola motociclistica, sì, forse ha qualcosa in più da dire. Abbiamo voluto unire un po' il cuore e un po' l'anima, mettere il cuore italiano, l'anima americana, e abbiamo voluto non offendere assolutamente Ducati, ma fare un tributo, un qualcosa che le rendesse merito e che rendesse merito anche ai lavori fatti in Italia in tempi in cui la concorrenza giapponese ancora non si faceva sentire così prepotentemente. Spero di essere riuscito a, non so, a farvi entrare un po' nel nostro mondo che è fatto di piccole cose ma di grandi emozioni. Io spero di trasmettervele. Queste moto sono motorizzate SNS, sono motori moderni che però rispecchiano gli early shovel, sono 1600, sono moto sicurissime e guidabili tutti i giorni. E poi adesso guardate, vorrei perdere due parole, 5 minuti ancora, poi vi lascio, sull'ultima moto che abbiamo portato. È una moto veramente stile giapponese, chi magari ci segue sa che lo amiamo. È una moto incredibile perché secondo me è un po' un condensato di tutto quello che ci piace. Ci piace lo short track, ci piace il motard, ci piace fuoristrada, ci piace la velocità, ci piace la potenza, l'adrenalina. Ci piace anche sentire veramente la moto sotto il sedere, come si dice. Guidarla non tanto con le braccia ma con tutto il corpo. È una moto reattiva, è una moto pronta, non ha compromessi. Questa è una moto che si deve amare per quello che è. Tutte le parti che sono su questa moto sono originali.
Non c'è un pezzo che non derivi dall'Harley, tranne il motore, che usiamo sempre l'SNS perché è affidabile e dà delle buone soddisfazioni. Questa moto devo dirvi che l'amo, ecco, mi piace. Se dovessi disegnarmi come moto, mi disegnerei così, mi ci vedo. Spero vi piaccia, io la adoro con la sua ruggine, ma la ruggine non è segno di vecchiaia, è solo segno di cazzo, scusate, cavoli, faccio la vita come voglio io, non me ne frega niente, sono bella lo stesso, guardatemi anche con la ruggine, non ho niente da nascondere, sono sincera, questo è il messaggio che dà sta moto. E poi è una moto da ovale, da divertirsi, da fare i numeri, da fare tutto quello che volete. Non potrai fare 1000 chilometri perché il serbatoio è piccolo, però i 50-80 chilometri che fai li fai con tutto il cuore, con l'adrenalina a 1000. Questo è quello che ci piace. Io spero che voi che ci seguite, almeno chi ci conosce, abbia apprezzato, ma lo so che l'avete fatto perché grazie a Facebook ho dei riscontri veramente incredibili. Vi ringrazio per l'ennesima volta, davvero vi ringrazio, grazie per tutto quello che ci date. Senza di voi ovviamente, ragazzi, non si fa niente, quindi seguiteci. Ciao, grazie.